Facciamo sagomaturina inferiore e superiore. Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nus. Siamo in un nuovo video di Forza Horizon 4 e ho pensato questa cosa. Visto che pochi giorni fa è stato il mio compleanno, compleanno importante perché ho compiuto 30 anni, sì, 30 anni e sono ancora un... Perché non autodedicarmi una vettura che secondo me può far piacere anche a voi? Peraltro il giorno del mio compleanno, che era il 25, ero stato invitato ad un evento di Lords Mobile, solo che ovviamente non ci sono potuto andare, ma li ringrazio tantissimo e nel farlo ne approfitto per dirvi che comunque se siete giocatori da smartphone tenetelo presente come giochino, perché è molto molto simpatico, riporta in auge dei vecchi strategici che io personalmente ho amato alla follia, con un'ottima grafica trasportata oggi su mobile. Pensate che è stato il gioco più competitivo di Google Play Store, questo secondo fonti ufficiali. Avremo la possibilità di ricoprire ruoli importanti migrando in altri regni e cercando di conquistarli per assoggettarli al nostro. Ve lo raccomando, perché a proposito di compleanni, ragazzi, ci possono essere dei regali anche per voi. Guardate la descrizione perché potete vincere regali in gioco per un valore di addirittura $200. Scaricatelo se vi va e date un occhio qua sotto per cercare di essere il vincitore dei regali. Se siete bravi appassionati di Lords Mobile, ricordatevi che il 15 giugno ci sarà un altro evento a Roma proprio dedicato ai giocatori. Ogni tanto devo andare a tirare le orecchie a Cesarino, perché durante l'orario di sagomaturina lo becco lì su Lords Mobile a imprigionare comandanti nemici e guardarseli per il gusto di farlo. Vi lascio in descrizione anche un articolo degli amici di multiplayer.it che ve ne parla. Il nostro regno, quello di AM4R, come auto per il mio trentesimo, propone una fantastica Nissan 300ZX Fair Lady. Allora ragazzi, ho scelto questa perché è una delle mie Nissan vecchie preferite, ovviamente escludendo l'ovvietà delle GTR Skyline, e poi la Silvia S15 mi piace un botto, ma la 350Z per venire magari un po' più avanti negli anni, ma anche questa qui è un'auto che se io ne trovassi una messa bene comprerei. E sapete perché questa anche? Perché è un'auto che al concessionario di Forza Horizon 4 non esiste, infatti ha un valore di 250.000, che mi fa pensare che è più o meno esclusiva, e mi fa pensare pure che non conviene venderla e quindi meglio sfruttarla per qualcosa di indicato, di preciso. Questo è il regalo di tutti i meccanici di AM4R a me. Sì, mi piace quando ci fanno i sound belli a queste giappe. Che macchina, ragazzi! Per un breve tempo avevo pensato di fare una testa rossa, la Ferrari, però prima di tutto quel 512 TR restyling non mi fa impazzire, poi era piuttosto banale, quindi mi sono andato a prendere una bella giappo vecchiotta che comunque io amo, mi sembrava veramente veramente adatta allo scopo. Questa macchina si potrebbe fare da drift, ma credo che non lo farò, perché mi piacerebbe averla sfruttabile in più occasioni, no? Invece che sbatterla soltanto di traverso, io per giunta vi dico che il motore non rischierei affatto di cambiarlo, ma le lascio il suo. Mi piacerebbe anche lasciarla posteriore, ovviamente, perché sì, non la faccio da drift, ma è un attimo queste qui a mandarle a fare due sfumacchiate, no? Quindi lasciamo perdere. Vediamo il Cesarino se si dà da fare. Per il mio compleanno la risposta è sì. Bravo Cesarino, ti perdono che mi vai sul gabinetto a giocare a Lords Mobile. Questo mi preoccupa perché non mi piace che esce così tanto lì in basso dove ci sono le ruote. Anche da questa vista un po' più lontana il più bellino è questo dietro, pure Stillen, però le minigonne Stillen non mi piacciono, queste che avevamo provato prima no, troppo da jet. Faccio un misto e metto le Wings West, che sono le più carine. Abbiamo anche un cofano con una presa d'aria gigantesca, ma che sinceramente non mi piace, preferisco mantenere il suo cofanozzo originale. Così da dietro è brutto, è grossolano, è più pulito questo, solo che è altissimo, quasi quasi lo tolgo.
Mi piace la linea. Andiamo subito a mettere una mescola da gara sulle gomme. Perfetto, senza la scritta però. Gommoni. Oddio, 19 forse sono troppo. Mettiamoli da 18. Oh, guarda, un cerchio così ci vedo bene qua. Ora che gliel'ho cambiato, forse è quello originale che fa strano da 19 perché lo sembra proprio sformato. Però in realtà questi stanno anche benino. Anche qui sarà importante migliorare un po' questo impianto frenante. Assetto ribassato. Speriamo che rimanga una macchinina abbastanza gestibile, perché mi piacerebbe molto poterci andare spesso in giro. Però ovviamente voglio un mostriciato con il motore originale, ma tutto ben elaborato. E qui ragazzi vediamo le differenze, tant'è che 280 cavalli originali diventano 612 con 300 kg in meno. Sono soddisfatto. Graficamente ho quella ma questo è un colore originale della casa. Che figo che è. Dicevo, graficamente ho come quella sensazione di visualizzare già la macchina, però il problema sarà fare quello che io ho in mente. Prima di tutto mi servirà sicuramente un colore speciale, perché voglio fare un blu metallizzato incredibile. Vediamo un po', è difficile qua lavorare con le due tonalità, questo va troppo nel verdino, esatto, deve essere più una cosa così, mamma mia. Fighissimo, mi sono avvicinato a quello che sognavo, e tra l'altro vi dirò di più, questa combinazione con il cerchio oro è proprio quello che andremo a fare, secondo me. Così però oro profondino, quasi più tendente, cos'è, potrebbe essere bronzo, rame, ottone, non lo so, no, rame no. Allora, come livrea non voglio andare proprio sul, come avete visto, al colore di base, insomma, non è un colore che va decorato chissà quanto, e poi soprattutto diciamo che è un'auto che mi sto autodedicando, quindi non andiamo a toccare lo stile giapponese anche nella livrea, mi piace la macchina già così, voglio dar l'idea proprio di una livrea magari speciale, e per farlo mi serve sicuramente un po' più chiara questa banda, proverei a farlo a tutta fiancata. Per darle un aspetto ancora più premium facciamo sagomaturina inferiore e superiore oro come le ruote, così sì che risalta questa bandina. Adesso voglio cercare dei numeri belli proprio da anniversario, magari un po' corsivo, non lo so, questo forse. Da un po' dove lo vogliamo mettere sto 30th. Faccio una bella formina strana, così magari sembra anche più un simbolo, cioè non dispongo lettere, numeri in linea retta così facile, no? Do molta importanza al 30, soprattutto al 3, trentesimo, 13th. Forse mi piace anche di più sopra, così come se fosse un rigo da seguire. Bella comunque come livrea, perché dà quel senso di premium, no? Che poi, scusate, ma chi è che ha deciso bianco? Io, perché sono un pirla, ma se io lo facessi così... Questo è il colore delle striscette, ma va bene per le striscette, perché sennò il 30, essendo identico, è risulta un po' più scuro, ma non si vede, perché si va anche ad impiastricciare. Farlo così, no, è troppo scemo, ma questa tonalità di oro più chiaro è perfetta. Qua su, ragazzi, visto che è praticamente tutto vetro, tutto scuro, effettivamente io assolutamente farei sparire anche queste due bandine che ci sono e mi godrei il full tetto panoramico, che è ancora più figo. Mi va di fatto ad ispirare anche la stessa cosa che abbiamo fatto lì. Non so se farla fino in fondo, ovvero, cioè non lo so se è così oppure fin sotto, ma forse fin sotto. Sì, dai, è più completa come cosa. Dietro niente striscia, andiamo solo a marcare un altro piccolo trentesimo, così. La base di questa grossa bocca, un bell'oro, confermiamolo. Manca qualcosina forse qua dietro. Vabbè, una targa. Per la targa facciamo fare questo lavoro di personalizzazione. Datemi una N, datemi una U. Oh, una U più piccola. Ecco la targa personalizations. Davanti targa non ce ne vuole, sopra siamo a posto così. Che figata di macchinin. Vorrei soltanto fare due ritocchi, specchietti neri, e poi vorrei provare a dare l'ultima piccola speranza all'alettone, che però è che non mi sembra più lei, ragazzi. Allora, o ci rimettiamo questo originale, che non è una brutta cosa, soprattutto nero così, però senza rimane molto più pulita, sembra anche più nuova, non lo so. Ma dai, voilà, lasciatemela senza. Fammela vedere in strada, che secondo me è bellissima sta macchina. Oddio, guardala. Guardala lì. È molto azzurro acceso, il colore delle bandine. Lo avrei fatto un po' più scuro, forse. Però dipende comunque dalle... no, è bella. Mamma mia, ragazzi, che trovata. È proprio una combinazione di colori premium. E poi io la 300ZX l'adoro.
La adoro tra le tante. Ma i 600 e passa cavalli? No, ci sono. Ok, abbiamo già rotto il regalo. Usa Gigino, non volevo. Io spero solo che sia abbastanza controllabile, perché ci voglio gareggiare la mia macchina alla fine, no? In realtà no, non ci dovrei gareggiare, dovrei metterla in salotto. Però vabbè, avete capito il senso. Bella! Molto! No, beh, comunque si guida bene, guarda. Considerate che c'è il ghiaccio per terra e abbiamo la mescola da gara. Bella lì la 300ZX super pompone. Andiamo a vedere quanto gira nel nostro Malavidrome, questa bestiolina che abbiamo fatto per il mio compleanno. Guardalo Gigino come mi indica. Vieni qua, guidala tu. No, facciamo guidare sempre Stig Gino che è più bravo. Cos'è qua a fianco? TBR? Beh, chi se ne frega, voglio solo vedere. Oh, che bella questa Porsche, a parte la livrea. Mi piacerebbe comprarla e metterla a posto. Come a fare a quattro ruote. Attenzione, partenza un po' troppo aggressiva. Oh, no, attenzione, rivela le sue doti giapponesi. Cos'è questo? Che motore ha sotto sta roba? È sempre Nissan, però dico, ovviamente non è il suo, è tipo, cos'ha, 18 rotori là sotto. Oh, attenzione, ovviamente la GTR 34 davanti a tutti. Mannaggia. Però nel pistino qua che c'è da accelerare con marce basse non è facile guidarla questa. Abbiamo superato bene la Skyline. Ottimo, perché adesso la pista serve tutta a noi intera. Vai con una marcettina in più che magari mi distruggi meno ste gomme posteriori. Dai dai dai, che sono fiero di questa creazione. Ah, mazza che frenata. Beh, non malissimo però, Adesso siamo arrivati più forti. Occhio qua. Giù nel ponte. Con un po' di gas dosato bene. Bene ma non benissimo dosato. Aggiungerei. Oh, e via, parte sul muro. Tempo brutto, secondo me. Cioè, oddio, brutto. 38 non è brutto. Ma forse, tra l'altro, colgo l'occasione per ringraziare l'amico che su Instagram mi ha mandato tutta la tabella dei tempi del Malavidrome, rifatti vivo, perché ho un sacco di messaggi ogni giorno. Su Instagram me l'ho persa. Invece era interessante, perché non so se questa, cioè quanto è lontano il nostro regalino dalla migliore, che era stata la Corvette. Non mi ricordo se forse la ZR1. Insomma, tu che mi segui sia qui che su Instagram, rimandami quella roba. Avevo anche messo una storia. Attenzione che le sorprese non finiscono qui per il compleanno, perché ho appena visto che sulla mappa c'è una casa nuova che dice che è gratuita. Non so chi possa avercela data. Beh dai, però poteva andare peggio con un'auto che raddoppia la sua potenza. Oddio, più che raddoppio direi, perché il doppio di 2.80 era 5.60. Noi abbiamo 612 cavalli qua sotto, questa bestiolina che conserveremo con tanta tanta cura e tanto amore. Attenzione, ecco che lo dico, attenzione. Nissan 300ZX Fairlady Z, 30° anniversario mio. Un po' come la Mazda MX-5, la Miata, anche quella è dell'89. Siamo arrivati? E dai, qua dentro. Traversa a sinistra, muretto. Oddio, freni sulla neve brutti. Forse però sarà più bellino d'estate. Ma cos'è? Che posto è? Questa? Ok. In vendita, ma dice che è gratis. Ah, è questo? Alloggio sul lago. Oddio. Molto carino. È acceso dentro. Ma scusi? Guardate, abbiamo anche un piccolo molo qua. No, è perfetto. Molto bello. Dovrebbe fare una sfida tra questa e la GTR da gara di Gigino di AM4R, ma credo che quella vada di più però. È più studiata, questo è solo... Bene ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto il regalo che l'officina di AM4R mi ha fatto per il 30°. A me moltissimo, è un'auto esclusiva che nel gioco peraltro vale tantissimo perché non si vende. E noi la terremo così. Grazie ancora per aver supportato un mio
nuovo video. Ovviamente ci vediamo presto in un prossimo, ovvero domani. Venite a seguirmi su Instagram, trovate tutto in descrizione. Oggi ci trovate anche i link che vi avevo detto di Lords Mobile per avere un regalo anche voi se siete fortunati. E con questo, ragazzi, vi aspetto qua sotto nei commenti su Instagram, come ho già detto. Un grandissimo abbraccio e alla prossima. Ciao!